Noi sviluppiamo tecnologie per la salute, soprattutto di tipo robotico e digitale, e tecnologie per la sostenibilità, quindi comunque cose che hanno impatto sul ciclo del rifiuto, ciclo dell'acqua, e sono due dei pilastri su cui si regge il concetto di smart city e in generale di un ambiente smart. Rapidamente abbiamo detto quello che stiamo facendo, quindi lo sviluppo di materiali biodegradabili per il packaging alimentare, per il recupero delle acque, tutte le attività di robotica, di intelligenza artificiale e digitali applicate alla salute. Poi abbiamo commentato un po', diciamo, qual è la sensazione a livello internazionale della Smart City. Noi abbiamo come istituto, metà del nostro staff viene da più di 50 nazioni del mondo, e quindi è interessante parlare con i nostri stranieri e farsi dire cosa per voi è una città smart, no? E si scopre che casomai ci sono categorie come la mancanza di campi sportivi o, che so, anche la bellezza, la trasandatezza dei luoghi, che in alcuni casi non è molto apprezzata, la necessità di scuole internazionali. Però sono tutte cose che vengono dette, secondo me, con uno spirito molto costruttivo, anche perché questa è gente che ha scelto di venire a vivere qua, no? Quindi vuol dire che il bilancio alla fine è positivo per loro, e fanno un po' il tifo per il territorio in cui vivono e chiedono di più. Questo va benissimo, è normale. Cosa che fa anche l'IT però? Ah, devono far tutti così, no? Cioè, bisogna contribuire, e nello stesso tempo, proprio perché si contribuisce, sperare e chiedere che ci siano miglioramenti un po' in tutti i settori. Direi che questa è una zona bella, molto fortunata, è un territorio dove la gente comunque c'è una grande coscienza civile, ed è giusto dire che ci sono delle cose che vanno migliorate e bisogna fare uno sforzo comune.